Allora Zanuccoli, siamo qui a registrare che cosa stasera? Puoi registrare e puoi sentirlo. Puoi sentirlo. Diceva il porno attore. E questa canzone volevamo sottolineare formazione... il ritornello di questa canzone. Sentiamolo un attimo. Lui non può, ancora non sa, ma vedete, io parlo del ritornello, ovviamente. Allora, siamo in formazione ridotta perché Narchetti fa finta di essere malato. Inoltre anche noi siamo messi benissimo perché, come potete vedere, io ho gli occhiali da battaglia, frammento al cappellino da producer. Ehi. Che vuol dire che si deve fare i capelli. Sì, infatti sono lunghissime. Sì, vedremo come riuscire a uscirne interni da questo bagno di sangue. Ce la possiamo fare! Vorremmo del calore, o almeno un riparo per fuggire dal dolore. E troppo spesso questa vita non capisce, già ci partorisce, poi si accanisce. Ci giura amore, ci tradisce, dice che siamo unici ma ce lo impedisce. Abbiamo cuori che ogni giorno piangono sangue, ma c'è troppo traffico perché possiamo dirgli è qua. O che si guardano senza trasmettere nulla, i tempi della culla non c'è rimasto nulla. Eppure stringe... Beh. Frammento, mi è sembrata sta canzone di un bravo uomo, ecco. È venuta molto bene, ho fatto un ottimo lavoro. Ma che cazzo, ma che senti, di che parliamo oggi? Non so. Parliamo un po' di felicità, nel senso, siamo sempre tristi. Io parlavo di Berlusconi, pensa un po' te. No. Berlusconi, lui è felice. Beh, sì, lui è felice. Ormai mi ha più. No, vabbè, ma tanto ormai solo Dio lo può giudicare, guarda, ormai è una cosa. Sì, si farà tatuaggio, solo Dio può giudicarmi, ovviamente, in inglese. Neanche Tupac. Keep it gangsta tatuato sul petto. Con la musichetta di Nate Dogg sotto a tutti i nuovi festini. Keep it gangsta. Com'è che non ci invita mai però a sti festini? Cioè... Perché ancora non ci conosce. Ma perché se ci conoscesse... Se gli mandiamo un DVD con la nostra performance live, secondo me Silvio si che tipologia di performance? Perché Silvio secondo me preferisce altre tipologie di performance live. Ma Silvio ci avrà tanti difetti, ma insomma è lì garba la FIA. No, ho capito, però magari se si deve... Se... ci dobbiamo imbuare nel festino, vorrà qualcuno che sappia reggere i suoi ritmi, capito? Non è che arriva il primo. Cazzo, abbiamo 50 anni in meno. Beh sì, dai. Può essere. Come dice Ceccherini, Duolpi ce la farò. Ma facciamo anche tre, via. Ora non so se a 4 ci sarà, ma comunque un Duolpi. A tre ce la facciamo. Ma secondo te Tappi ai festini di Silvio ad Arcore? C'è mai ma andato? Ma guarda, secondo me è sempre visto molto attivo, molto. Ma guarda, secondo me ci va spesso. Va spesso perché comunque insomma lui è uno che piace divertirsi. Ma che mi stai a inquadrare la spalla? No, te sto inquadrando a te, che è ampio, c'ho il campo ampio. Comunque, dicevo, secondo me Tappi è uno che gli piace divertirsi, un po'... Beh, sì, gli piace la vita, è sicuramente uno che, insomma, metterei la mano sui fuoco e uno gli garba la vita, gli garba vita. Ma guarda, ma secondo me gli piacciono anche donne, poi, capito, donne, festini, bunga bunga. Eh sì, il passo è breve, Tappi, insomma, guarda, i festini, insomma. Io, se solo potessi essere suo amico, io ci uscirei insieme e andrei sì, a fare dei festini. Noi, ad esempio, il sabato sera per sabato sera, più discoteche, drink. Quindi secondo me Tappi si divertirebbe un casino e io sarei per proporlo veramente a Silvio. Facciamo un'intervista a Tappi, facciamoli un DVD e lo mandiamo a Silvio, ci si mette in un nostro live, ma prima un intervento di Tappi. Ma io più che fan DVD io farei proprio una sorta di intervista alla The Lab, dove noi si fa le domande, lui risponde, almeno si fa vedere attivo, però gli metterei cordiale. Link di YouTube, tanto non ci capisce un cazzo di DVD piazza nel lettore. Gli do un compro un escort, si va in Viale Fornalini, si paga che c'è da pagare, gli si manda insieme al DVD e almeno sì, magari lo vede, magari
Ma magari pensa sia un porno, so guarda. Sì, ci mettiamo solo copertina. Ci si mette un Rocco sulla copertina. Rocco e le storie vere. Capito? Ci si mette... in realtà c'è Tappi. Capito? Pensa dell'inculata. Però capito, una volta che vede Tappi, il suo sguardo magnetico, la sua verve, la sua. Potrebbe non pentirsene, ecco. Potrebbe non pentirsene. Facciamo una cosa, andiamo un attimo a intervista a Tappi. Dov'è? È qua dietro, è nella... No, non lo so, è che io sono stato tutto il tempo là a registrare, è sempre a casa sua, nel solito posto, zona finestra. Oh mio Dio! Ma che cazzo! Ma si è suicidato! Perché Tappi? Ma non era tanto gioviale, tanto allegro... Tappi, ma non si divertiva. Grandi progetti per te. Ma guarda, 5.000 euro a notte. Ma gli dondola anche. Minuti. Gli dondola il cosino d'argento e. Ma cosa hai fatto, Tappi? Perché? Ma scusa, ma non dovevamo fare l'intervista a Festini oggi? Un casino. Guarda che sguardo triste. Aspetta, fammi zoomare sullo sguardo. Questo è lo sguardo di un uomo e non ha più nulla da dire, cazzo. Povero Tappi. Non ha... Oh! Ma cioè... cosa. Dietro mi sa che c'è qualcosa. Forse le ultime volontà. Le ultime volontà, un messaggio. Forse un biglietto per entrare ad Arcore. Forse ci ha lasciato una ricca eredità. Forse ci ha lasciato una ricca eredità. Prenderebbe bene. Prenderebbe bene, secondo me non c'ha una lira, ma però comunque. Boh, proviamo. Questa è una pompetta, fra l'altro. Cos'è? Come c'ha? C'ha una pompetta? Tappi! Aspetta! Ha la pompetta, è come il cavaliere, anche lui ha la pompetta per tirare su tutto l'ambaradan. No, Tappi. Aspetta, ma... forse questo mi vuol dire qualcosa. Forse non, Tappi, era più il vecchio Stallone. Non era più lo Stallone di una volta, no, capito? Pompette, suicidi, così, con la corda. Arancia meccanica de porno, insomma. Sì, purtroppo. Guarda come penzola, guarda lì, guarda... È veramente deprimente come cosa. Quando ci ha appeso morto. Fammi zoomare, sì, è perché capito. Alla fine, track, vediamo mosso il collo è andato. Vediamo cosa c'è scritto in questo messaggio. Questa pergamena. Aspetta, fammi inquadrare la pergamena. Fammi inquadrare. Io spero veramente, vivamente, ci sia un ingresso a Villa Certosa. Ma che... Forever alone. Ma questa è una cosa tristissima. Ma perché si è suicidato? Perché era solo? Non lo invitava neanche alle feste ad Arcore. Voleva fare solo Bugaboo. Silvio, perché non l'hai chiamato prima? Fra, almeno una signorina gliela potevi pagare qualcosa. E non c'ho soldi per mangiare. Non ci abbiamo soldi, ma come mangiare anche la signorina. Tappi, ti faremo resuscitare e ti porteremo ad Arcore. Tappi, è una promessa, cazzo. Non menare Tappi, guarda è schifo. Tappi. Vabbè, andiamo oltre ad Arcore perché Arcore diverte. A me mi hanno detto diverte, io quindi ci vado volentieri. Tu Arcore, All In Goes to Arcore, yeah. E ce ne sarà delle belle.